a nuovo appuntamento con Lo Sapevo, il quiz delle Proloco. Avete già visto inquadrati i concorrenti, non i capitani, per questa nuova sfida, e vi ricordo che c'è la possibilità di intervenire 0432 573 517. Prenotatevi prima perché poi le linee si intasano, soprattutto per questa novità dei proverbi in friulano. Ma tra poco partiremo e lanceremo i domandoni. Prima vi vado a presentare gli ospiti, perché sono arrivate, ritornate dalla puntata precedente, ancora più preparate e vogliose di proporre i loro quiz enogastronomici. Sono Raffaella Lenarduzzi, direttore esecutivo di Pala Gourmet, assieme a Mariella Trimboli, direttore mensile di Top. Fate un applauso a queste due brave ragazze. Parleremo naturalmente anche della puntata che andrà in onda domani, The Best Sandwich Italia in un panino, ma non poteva mancare il nostro filologico di fiducia. Questa sera è tornato Ferruccio Tassin. Mandi, Ferruccio. Mandi. Chi sono le Proloco in sfida questa sera? Una new entry e una Proloco invece che ha già partecipato alle vecchie edizioni. Si tratta della Proloco di Faedis contro la new entry Proloco di Turiacco. Venite capitani! Alessandro e Enrico. Eccoli qua. Allora, Alessandro, tu eri facevi già parte della squadra dell'anno scorso, certo, sì. Non eri il capitano. No, non ero il capitano. Quindi quest'anno hai preso tu la responsabilità. Ho preso le redini della squadra. Bene. Invece questa new entry Turiacco ci fa davvero molto piacere, perché lui non è lui, certo che lui è addirittura il sindaco in persona, Enrico Bullian, che farà il capitano per la propria Proloco, quindi già un applauso al sindaco. L'incoraggiamento. Numerosissimi, siete in tanti, alcuni sono fuori che fanno il tifo perché siete un po' preoccupati sul friulano. Abbiamo bisogno di siete supporto. Siete preoccupati sul friulano voi. Molto. Sindaco, non si è preparato. Bah, abbiamo usato il motto dei migranti friulani di fine 800 e inizio 900, no? A ninvare infortune. Bravo sindaco! Ci siamo trovati qua. Allora Enrico, ti puoi accomodare, anche Alessandro, accomodatevi perché partiremo subito con i quiz. Vi chiedo anche voi a casa di prenotarvi per naturalmente tre domandoni. Partiamo subito con i quiz, vediamo qual è il primo argomento, quindi pulsantiere alla mano sia per Enrico che per Alessandro, e vediamo qual è il primo argomento della serata. Enogastronomia, quindi questa è una domanda preparata dalle nostre due ragazze, da Mirella in particolare, poi magari ci dirà Mariella, ci dirà precisamente la risposta. Allora, siete pronti con la pulsantiera? Noi vogliamo sapere: il Terrano, vitigno autoctono del Friuli Venezia Giulia, appartiene alla famiglia dei Cabernet, Merlot, Miglio, Refosco, A, B, C o D? Turiacco parte la grande e quindi già il primo risultato è vostro. 9 punti, fatevi un applauso. Quindi. Mariella, scusa, ti ho chiamato Mirella prima. Non c'è problema. Vuoi dare tu la sì, risposta? Dunque, è un antico vitigno a bacca rossa, appartiene appunto alla famiglia dei Refoschi. E la produzione è consentita solo in alcune zone della provincia di Trieste, Gorizia e della vicina Slovenia. Quindi sul vino, sindaco, ci siamo. Bene, bene. Anche sulla birra. 9 punti per Turiacco, 0 per Faedis. Vediamo il prossimo argomento. Territorio. Non c'è un video, c'è una domanda. Qual era il nome dell'ultima contessa de Claricini d'Orpacher, residente nell'omonima villa Bottenicco? Si chiamava Agata, Yolanda, Giuditta o Teresa? Bottenicco di Muimacco. Oh. Fedi dice Teresa e non è Teresa. Quindi Turiacco ha la possibilità di rispondere tra Agata, Yolanda e Giuditta. Termine, è scaduto il tempo, quindi ha risposto Faedis, e Faedis quindi è a meno 3. Meno 3. Prossimo argomento. Mi raccomando, carichi, eh? Ci proviamo. Sport.
Siete sportivi a Turriacco, sindaco. Abbiamo anche l'assessore con delega allo sport, quindi sì, dovremmo essere prontissimi qui. Pezzi da 90 della società di calcio qua, quindi... E allora siete prontissimi, vediamo la domanda. Se sbagliamo è grave. Dai, eh. Quale grande portiere del passato è nato a Maiano? Tra questi, Boranga, Buffon, Bacigalupo, Bugatti. Ah, Gusbaia. No, Gasbaia. Quindi Faedis non ha la posizione, cioè, dei tre? Non lo so. Si tratta di Buffon, Lorenzo Buffon, 277 partite con il Milan. Di là lo sapevano, il signore di là lo sapeva. Dietro. Va bene, andiamo avanti. Te lo ricordi tu, Ferruccio? Musica, allora sindaco e tutto il resto, anche la proloco di Faedis, fate molta attenzione, ascoltate questo brano, dovete dirmi il titolo. Bravi, bravi, Mengoni sai che... È la ragazzina che le sa tutte, sì, la musica. Brava. Così vi siete risollevati un po', avete 8 punti, sì, Turriacco 5. Prossimo argomento. Cultura generale. Quali sono, tra quelli che vedrete tra poco, i colori detti primari? Verde, rosso, bianco, giallo, rosso, blu, verde, rosso, blu, giallo, beige, blu. Bravi Faedis! No, era giallo. Bravi. 16 punti, Faedis, Turriacco 5. Sindaco ancora che cerca le risposte. Sì, stavo meditando, Stavo meditando, va bene. L'importante è essere concentrati, però mi aspettavo di più dall'assessore allo sport prima. Niente, vabbè. Sì. Adesso io vi faccio vedere le immagini che fanno riferimento al programma che andrà in onda domani, eccezionalmente alle 14.15, Raffaella, perché gioca l'Udinese domani sera e quindi The Best Sandwich, l'Italia in un panino, andrà in onda domani alle 14.15, poi in replica domenica alle 13, giusto? Le novità di quest'anno, Raffaele, ricordiamole perché sono davvero interessanti. Sì, allora siamo alla seconda edizione e al di là della sigla che ci tengo, che insomma è più fresca, più attuale, le novità riguardano anche la giuria. Allora, per chi ha visto l'edizione scorsa, c'erano 4 giudici che sono rimasti gli stessi per tutte le puntate. Quest'anno invece abbiamo pensato di mantenere i 2 giudici, quelli più tecnici, per sempre fissi, e invece si alterneranno nelle altre puntate chef, giornalisti, esperti del settore, produttori, diciamo principalmente del panorama regionale, e quindi porteranno insomma la loro esperienza, saranno da stimolo a questi concorrenti che sono giovani, preparati comunque, perché abbiamo visto la seconda puntata e sono sempre più agguerriti, insomma, vedrete che c'è da divertirsi. E c'è da divertirsi anche con Mariella e i suoi quiz, abbiamo visto i 3 concorrenti, alcuni sono preparati, altri meno, però insomma si divertono, Mariella. Questo è importante, no? Assolutamente. Che ci sia anche del divertimento oltre alla professionalità dei concorrenti. Andiamo a vedere il primo domandone, sindaco, tranquillo. Fate un applauso al sindaco, lo vedo teso. Adesso lanciamo il primo domandone, quindi voi avete fatto pubblicità a Turriacco, dappertutto, vero? Quindi a casa sanno che dovranno chiamare per darvi una mano e dovranno darci la risposta a questo primo domandone. Ascoltate la voce misteriosa di questa sera. Io credo che hanno capito che effettivamente non si può mai non essere al 100%, perché per me è stato un calo psicologico, no? Si vede che si sentivano sti ragazzi già, perché avevano fatto anche delle prestazioni importanti, quindi si sentivano già arrivati.
Qualcuno sta cercando di capire di che si tratta. Forse le ultime parole vi aiutano, 0432 5735 17. Chiamate, prenotatevi per dare la risposta al primo domandone. Quindi a casa, non voi qui, dovete rispondere. Subito dopo la pubblicità vi aspettiamo, lo sapevo. Assieme la sfida tra Faedis e Turiacco. Abbiamo lanciato un domandone. Sindaco, chi sarà, chi avrà chiamato per primo? Da Turiacco o da Faedis? Turiacco. Sì? Siamo ottimisti. Un elettore? No, ma... sicuro. <beh. ride> Vediamo chi c'è. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Buonasera, sono Anna Maria. Anna Maria, da dove chiama? Da Turiacco, naturalmente. Anna Maria, sorridono qua. Conosce il sindaco lei? No. Sì, benissimo. Si è emozionata. Si è emozionata, ok. Benissimo, anche tutto il resto che c'è dietro, per dire la verità. Bene. Anna Maria, vuole darci lei la risposta e poi sentiamo anche l'altro telespettatore, perché è stata la prima. Se non sbaglio è Pozzo, presidente dell'Udinese. Non è precisissima però. Sentiamo l'altro telespettatore, pronto? Pronto? Pronto, buonasera, sono Raffaele, confermo che è Pozzo, anche se ex presidente dell'Udinese. Allora, diciamo che è Pozzo, ma la sua funzione non è il presidente, ma il paron dell'Udinese Calcio. Beh, non è che cambi molto. Sì, però se dobbiamo essere precisi, il parone. Vediamo se è proprio lui. Vediamo se è lui. Io credo che hanno capito che effettivamente non si può mai non essere al 100%. Gianpaolo Pozzo, paron dell'Udinese Calcio. Allora, non è stato detto il nome, è stato detto il cognome e è stato detto presidente, quindi possiamo darla per buona Pierangelo, perché comunque al primo, Anna Maria sì. Quindi Anna Maria, lei è di Turiacco, i 10 punti che ha a disposizione, a chi li vuole regalare? Naturalmente a Turiacco. Grazie. Maria, grazie. Prego. Grazie per aver chiamato, quindi adesso vedremo la situazione. Tanto, ok, grazie. Grazie mille. Ciao. Andiamo da Ferruccio, perché Ferruccio questa sera avrà il compito. Ecco, questa è la situazione, Fede 16, Turiacco 15. Dovrai stare molto attento ai proverbi, che lanceremo tra poco, al friulano, però tu come sempre arricchisci la trasmissione di un momento culturale e questa sera hai portato una poesia in particolare. Sì, una poesia, perché il 16 ottobre è caduto l'anniversario del rastrellamento del ghetto di Roma e allora questa poesia racconta il dopo, è di Primo Levi. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a casa il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo che lavora nel fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se questa è una donna senza capelli e senza nome, senza più forze di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo come una rana d'inverno. Meditate che questo è stato, vi raccomando queste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando a casa, andando per via, coricandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, la malattia vi impedisca, i vostri nati torcano il viso da voi. Bravo, Sergio. Ritorniamo in gioco e quindi prendete le vostre pulsantiere perché vogliamo conoscere il prossimo argomento.
Enogastronomia. Vogliamo sapere qual è il tempo minimo di stagionatura della fontina. Allora, 70 giorni, 80, 45, 60. Avete ancora 6 secondi. 5, 4. La risposta è 80, ma nessuno ha voluto dare la risposta. Difficile, Marielle. Chi lo... Raffaella? Sì, un po' difficile. Allora, insomma, intanto ricordiamo che la fontina è un formaggio della Valle d'Aosta. E proprio l'articolo 10 del disciplinare dice che le autorità di controllo appongono il marchio sulle forme che rispettano le caratteristiche chimiche, fisiche, microbiologiche e organolettiche previste dall'articolato dello stesso disciplinare e sulle forme che hanno almeno 80 giorni di stagionatura, di maturazione meglio, a partire dal giorno di produzione. Questo dice il disciplinare. E adesso lo sapete. Prossimo argomento. Vediamo se siete preparati sul prossimo argomento. Territorio. Avete il monitor davanti a voi, dovete dirmi dove ci troviamo in questo video, il luogo. Siamo a Saccile, Casarsa, Fiume Veneto, Pordenone. Turiacco dice bene, siamo a Pordenone, bravi. Lavorare. In vantaggio Turiacco. 24 punti, prossimo argomento. Lavorare a Pordenone. Sorpresa, la sorpresa vale, è una domanda più difficile o comunque curiosa e vale 20 punti, avete 30 secondi per pensarci. Nel paese dei mulini ad acqua e delle mostre internazionali a Illeggio si coltiva una qualità di mais molto rara denominata oro zecchino, gemma di vetro, punta di diamante, occhio di pernice. Allora, A, B, C, O, D, avete 20 secondi per pensarci. Questa è curiosa e allo stesso tempo anche difficile. Sette, sei, nessuno vuole rischiare, tutti paura di perdere punti. Gemma di vetro, giusto Mariella? Perché gemma di vetro? Innanzitutto non è... Silenzio, così capite il perché. Non è una varietà locale come il mais giallo e il mais rosso, ma è una varietà di mais molto rara, dal nome appunto gemma di vetro. E possiamo dire che è una meraviglia della natura. La coltivazione avviene con le stesse tecniche adottate per il mais di Leggio, e oltre la farina possiamo ottenere dei deliziosi popcorn. Quindi lo sapeva Gabriella? No. No, adesso sa qualcosa in più. Prossimo argomento. Imparate qualcosa in più. Cultura generale, dai che questa è facile. Da quale direzione proviene il vento di Scirocco? Nord, est, nord-ovest, sud-est. Scirocco. Sì. Sindaco ha perso la tastiera. Vabbè. 24 punti Turiacco, 25 Fedi, ma siete sempre vicini vicini. Prossimo argomento. Territorio, guardate bene la foto, non il video, di questo castello, vogliamo sapere dov'è. Sarà a Flambruzzo, a Cividale, a Spesso Maiano. Provo. Tentate, dai, abbiamo due, un secondo, nessuno ci tenta, è Flambruzzo. Gabriella lo sapeva, ma non voleva rischiare. Queste erano le domande difficili perché insomma non vi ho visto prontissimi in queste domande. 25 punti Fedi, Turiacco 24. Vediamo il prossimo domandone che lanciamo prima della pubblicità. Si tratta di un proverbio in friulano e vogliamo sapere dai nostri telespettatori a casa il significato. Quindi Ferruccio, dammene manco mo. Il significato di questo proverbio, a fai la barbe al mus si pierd lissi e savon? Si dice così?
Ecco. Noi vogliamo sapere, non la traduzione letterale, ma che cosa significa, che cosa si intende dire con questo proverbio. 0432 573517. E poi sarete voi a essere pronti, dovete essere pronti con il gioco in friulano. Tra poco, dopo la pubblicità, ma lo sapevo. Legata al gioco in friulano. Mi fate vedere la situazione? Non ricordo chi è in svantaggio in questo momento tra Turiaco e Faedis. Allora, Turiaco 24, Faedis 25. Per un punto, voi avete la possibilità di scegliere la busta. La 1 o la 2, sindaco? Una. Che cosa preferiresti? Dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? Dal friulano all'italiano. Direi. Aspetta, Dal friulano all'italiano, sei fortunatissimo, eh? Facciamo un applauso a sto sindaco. Allora, avete un minuto di tempo, ve lo spiego perché per voi è la prima volta, visto che siete una new entry. 10 parole, se sbagliate si ritorna indietro e si riparte. Già partiamo sfavoritissimi. Ma no, su, hai dietro il tuo aiutante, però la risposta la deve dare il, il capitano, non il sindaco, in questo momento il capitano. Vai col tempo, un minuto. Pantan. Pantan. Fango. Muse. Faccia. Pantan, non sento. Fango. Muse. Viso. Musik. Music. Mento. Pantan. Fango. Muse. Viso. Musik. Broncio. Musik. No. Pantan. Fango. Muse. Viso. Musik. Muso lungo. Muso duro. Barbuc. Mento. Patch. Sì. Patch. Pantan. Fango. Muse. Viso. Musik. Muso duro. Terminato il tempo. Allora, musik. Mi è stato detto che muso di animale, sì. Musik. Muso di uomo, quindi no, muso duro, ecco, barbucimento, quindi siete arrivati a 4, Bec e abete, Pec, Pi, Pec, come popolo, Pi, Pec, io cosa ho detto? Pec, abete. Pache, botta, poi c'era pacare, sì. Ruspa, escavatore, faiar, faggio, roste, argine, sbarramento e poi le mitiche budiesie, le cimici che troviamo in questo periodo. Numerose. Buon fuori portata, 4 su 10, dai, non è male. Dignitoso. Bene, tocca a Faedis. Voi siete più pronti col friulano, no? Sì, dai. Sì? Ci siamo. Non dicono di essere pronti, vediamo. Dall'italiano al friulano. Un minuto, partiamo. Vai. Pane. Pan. Mollica. Molene. Crosta. Croste. Buccia. Scuse. No, cotica. Sì. Cotica. Pane. Pan. Mollica. Molene. Crosta. Croste. Buccia. Scus. Cotica. Crodie. Cuoio. Uei. No. Pane. Pan. Mollica. Molene. Crosta. Croste. Buccia. Scuse. Cotica. Crodie. Cuoio. Corean. Falce. Falcetto. Cote. Wet. No. No, cote. Ho capito. Pane.
Molica, crosta. Croste. Siete arrivate a falce e falcette. Cote. Cot è la pietra che si usa per affilare la falce. Sì, sì. Poi c'era il portacote, codar, e scorbutico, ruspio, si intende di carattere. Codar vuol dire, significa anche esotico. Tu sei su un codar. Così che stava ca. Quindi voi siete arrivati fino a falce, quindi 3, 6, 7. Non male per Fedis, non male. Fatevi un applauso, siete stati bravi. Dai. 32 punti a Edis, 28 a Turriaco, quindi siete comunque vicini, si capisce da questo che la cultura agricola è finita, quella popolare, no? Adesso è tutto un altro, adesso metti trebbia, si può dire, sì, in queste cose qua, ma domandare un sechila cot e il codar... È difficile. È come domandare se che le onde gravitazionali o un manco. Col microfono, signora Gabriella. Prego, signora. Mio nonno e mio papà hanno usato, no, la cote, sì, certo, quindi usare la cote e il codar, ma quella volta anche in bisiac. Sì. Adesso non più, no? Allora, prima di conoscere le vostre iniziative, mi dicono che abbiamo due telefonate. Pronto, con chi parliamo? Buonasera. Pronto, chi c'è? Pronto, sono Cristina. Cristina, da dove chiama? Turriaco. Bene, Turriaco, allora... Cristina, poi c'è un altro telespettatore. Anzi, sentiamo subito l'altro, così vediamo se chiamano anche per voi. Pronto? Cristina, lei rimanga in linea, voglio sentire l'altro telespettatore se è in linea, da dove chiama. Pronto? Pronto? Sì, da dove pronto? Chiama? Come si chiama e da dove chiama? Come si chiama e da dove chiama? Mi chiamo Enzo e chiamo da Maiano. Enzo da Maiano. Allora, Enzo, stia fermo lì perché dobbiamo dare la precedenza alla signora. Mi dia la risposta al domandone. Tu ce l'hai la risposta? Perché io ho la cartellina di là. Quella che è dal muro? Questa, sì. Ci dia la risposta. Per far la barba all'asino si perde acqua e sapone. Sì, questa è la traduzione. Il significato? Non è esatta. Ah, il significato che è una cosa inutile. Lì si è, non è l'acqua. No, non è precisa, signora. No. Mi dispiace. Non è così. Grazie per aver chiamato. Sentiamo il signore da Maiano. Non è acqua. Non è acqua. È composta, no, anche l'acqua. Non lo dica, non dirlo, Ferruccio, se no diamo la risposta. Pronto? È composta anche dall'acqua, ma che deve fare un certo pronto. Viaggio. Pronto, Enzo, vero? Sì. Ecco, ci dia lei la risposta. Ecco, vuol dire colmare qualcuno di attenzioni che non le apprezza e solo tempo perduto. Questo è un significato figurato, va bene. Sì, in sostanza cercare di far ragionare gli asini si spreca tempo, a far la barba all'asino si sprecano acqua e sapone, però le lisie, la lisie, la lisciva, era l'acqua che passava attraverso la cenere e il canovaccio e filtrava nella biancheria per sbiancarla. Quindi Enzo ha dato la risposta esatta e lei ha 10 punti da regalare o a Faedis o a Turriaco. A chi li regala? Sono abbastanza indeciso, ma purtroppo stavolta mi baso su un punto di vista geopolitico e non vado di là del lago e rimango da questa parte, quindi forza Faedis. Discorso, saluti. Grazie per aver chiamato. Bene, adesso vedremo la situazione. 42 punti Fedis, 28 Turriaco, ma naturalmente c'è un altro domandone, ci sono altri quiz. Con Paolo, che è il presidente della Proloco di Turriaco, andiamo a conoscere, buonasera, ciao Paolo, andiamo a conoscere quelle che sono le iniziative della vostra Proloco, con alcune foto che poi andranno in onda. Dici, Paolo. Beh, allora, la Proloco di Turriaco. Turriaco intanto è il cuore della bisiacaria, giusto per... Paolo, chiedo scusa, dovresti alzarti. Mi alzo, eccoci. Allora, Turriaco è il cuore della bisiacaria, quindi riconosce un po' il territorio del Monfalconese. Peculiarità di Turriaco sono l'associazionismo,
che è molto intenso. Diciamo che 365 giorni all'anno abbiamo iniziative. Per quanto riguarda specificatamente le attività della Proloco, che è un po' il centro di tutte le associazioni, ci sono certe iniziative come ad esempio la festa in piazza e del baccalà, quindi in tema enogastronomico, che si svolge a settembre, quindi abbiamo appena da poco concluso questo evento, ed è un evento che è caratterizzato dal fatto che il baccalà è la pietanza che a Turiaco risulta essere presente sin dalla fine del 1700 con un elemento importante che è una trattoria, appunto, che propone appunto da questa data questa tipica pietanza. Lo portiamo in giro per tutta Italia, siamo onorati di avere questo prodotto e vi invitiamo a Turiaco. Ma non è solo questo il paese è fatto anche di iniziative che si svolgono sul territorio e sull'Isonzo. Il fiume Isonzo passa per Turiaco e l'evento più importante è quello del 21 giugno, alla notte del solstizio d'estate, dove proprio riproponiamo questo evento fra fantasia e realtà, quindi con folletti e soprattutto con la caratteristica di essere proprio di svolgersi esclusivamente al buio, proprio in forma naturale. Poi abbiamo un altro aspetto che è curiamo molto l'arte contemporanea della bisiaccaria. È l'archivio storico che abbiamo ideato e portato avanti in questi anni a partire dal 2002, e tra l'altro il ricordo va al professor Tino Sangiglio, di cui quest'anno ne cade il decimo anniversario della sua scomparsa, che domenica ricorderemo proprio a Turiaco con la presenza di grandi autorità. Lui era Tino Sangiglio era un grecista di fama internazionale, quindi a Turiaco è vissuto per gli ultimi suoi anni e noi abbiamo avuto la fortuna di condividere con lui dei progetti molto importanti come questo archivio che si propone di raccogliere in sé tutti gli artisti della bisiaccaria, siano essi famosi a livello internazionale, siano essi prossimi a essere famosi a livello internazionale. Il sito è www.artebisiacca.it. Poi abbiamo iniziative che sono ad esempio il concorso di poesia Bisiacca in piazza, sempre a cadenza biennale, di cui il 2019 sarà il suo decimo anniversario, e propone e valorizzare quella che è la parlata del nostro territorio, la parlata di matrice veneta, perché noi siamo appunto abbiamo queste origini, diciamo così. E poi abbiamo vari eventi, e volevo ricordare proprio, oltre che a quell'evento di domenica 21, volevo ricordare il 2 di dicembre, quando illumineremo il paese con il periodo natalizio e quindi con l'albero di Natale, che poi tra l'altro è tradizione venga donato da un comune della Carnia, e quindi grazie al comune di Paularo che ogni anno ci è vicino. Verrà anche la Proloco di Paularo. Quindi esatto, perfetto. Quindi, e poi abbiamo vedere delle cartoline? Sì, abbiamo delle cartoline che sono la prosecuzione naturale, sindaco, sempre del discorso di arte. Ecco, sindaco, questa è una collezione di cartoline che viene fatta ogni anno e riproduce dei quadri realizzati da artisti della bisiaccaria proprio per il Natale, e rientra nell'evento che si chiama Arte in Vetrina, una mostra diffusa nei negozi del paese, che sono 25-26 a seconda, ogni anno c'è qualcuno in più, e vengono presentate queste opere all'interno dei negozi, quindi una mostra cui il commerciante mette a disposizione il suo spazio. Paolo, e poi, sei bravissimo, ma dobbiamo andare in pubblicità. Concludo solo con l'8 dicembre perché è la festa dell'Immacolata, e quindi buone feste a tutti. Bravo Paolo. Andiamo in pubblicità e poi spazio la tormenta e iniziativa di Fede, sta tra poco. Qua di nuovo assieme la sfida tra Turiaco e Faedis. Lanciamo il terzo domandone per voi telespettatori, e quindi pronti a conoscere il prossimo proverbio? Vogliamo sapere il significato. Alla palmont non si chatti luiani spiciadis. Vogliamo sapere il significato. Non la traduzione letterale, ma il significato.
Faedis, con Gianfranco andiamo a conoscere quelle che sono le iniziative. Come presidente della Proloco, benissimo, tranquillo, seduto. Mi siedo? Benissimo, grande. Beh, come presidente della Proloco di Valle, intanto inizio a dirti che questo weekend c'è il gran finale a Valle, il balcone sul Friuli, festa delle castagne, 38esima edizione. La castagna che fa da regina, perciò puoi trovare tanti dolci di castagne, il frico di castagne e tante cose. Buono, tanta natura a Valle con le nostre camminate, con le nostre passeggiate nei boschi, con le nostre raccolte di castagne nei boschi. Ricordo per gli amici di Faedis che abbiamo domenica la premiazione del concorso Circondati nella Natura, un concorso nato dalla sinergia fra le Proloco di Faedis, Colloredo, Valle e anche delle associazioni del comune, un concorso che ha avuto un bellissimo successo che ha permesso fra maggio e settembre di conoscere i nostri bellissimi territori. E il prossimo evento dopo questo weekend a Valle avremo gli amici di Colloredo con l'evento Benvenuto Autunno, un evento per le famiglie, per i bambini, un evento fatto nel bosco con cantastorie e tante cose. E al 31 ottobre avremo la festa di Halloween organizzata dalla Proloco di Campeglio e a novembre, all'11 di novembre, avremo la festa della Brovada, sempre organizzata dalla Proloco di Campeglio. Concluderemo le manifestazioni nel comune di Faedis con Valle, una notte di stelle, la vigilia di Natale, un bellissimo evento per il comune di Faedis, una bicchierata per farsi gli auguri di Natale. Bello perché voi vi siete riuniti, c'è la Proloco di Valle, cioè siete più Proloco riunite, esatto, questa sera, sì. Per Faedis. Una bella sinergia per il comune. Bello. Adesso fatemi vedere com'è la situazione dalla regia, perché devo ancora capire se le nostre Proloco hanno studiato l'avversario. Faedis ha 42 punti, Turiacco 28. Quindi io andrei, non serve la pulsantina, perché a questo punto io vi farei delle domande su Faedis. E quindi vi ricordo che abbiamo già una telefonata per il domandone. Sì, allora sentiamo il telespettatore. Pronto? Pronto? Con chi parliamo? Sì. Sì, pronto. Pronto, sono Lorenzo. Lorenzo? Lorenzo? Lorenzo, San Pietro Natisone. San Pietro Natisone. Bene, Lorenzo, lei sa darci il significato di questo proverbio friulano? Allora, anche se vai in giro per il mondo, non è che le salsicce sono appese gratis. No, ma ho capito, ma in quel senso le devi guadagnare, non è che ti regalano le cose. Possiamo darla buona così, perché diciamo che non è che andando per il mondo si trovano condizioni favorevoli o il paradiso, insomma, questo è il significato. La traduzione è: andando per il mondo non si trovano salsicce appese, questa era la traduzione. Lei a chi vuole? Lei è di San Pietro Natisone. 10 sì. Punti, lei li vuole regalare a Faedis o a Turiacco? Io conosco delle persone a Faedis e do a loro, a Faedis. A Faedis, va bene. Grazie. Su quel proverbio, posso azzardare un'ipotesi? Un'ipotesi, quello lì è nato in ambiente padronale, perché verso l'Ottocento c'era un dissanguamento da tutte le nostre campagne, andavano tutti via, no? E allora hanno cominciato a lanciare i padroni preoccupati, hanno cominciato a lanciare queste cose, oppure corrispondenze anche dall'estero, dove i nostri andavano a cercare la carità, eccetera, in Argentina, no? Andavano le donne friulane gridando la carità, ecco, quindi cercavano con questo di lanciare dei messaggi per non andar via. Ho capito. Difatti all'inizio hanno trovato situazioni peggiori che qui. Io ringrazio la Società Filologica Friulana che ci propone anche i proverbi e la preparazione degli ospiti che abbiamo qui in studio, come Ferruccio, quindi complimenti alla Società Filologica Ferruccio che è qui. Facciamogli un applauso perché è davvero molto bravo.
sta Ediz a 52 punti e Turiacco 28. Allora, noi adesso a Turiacco faremo due domande su Faedis e avete 10 punti in palio, nel senso 5 per domanda. Domande che sono state preparate da loro. Quindi vogliamo sapere qual è il nome corretto delle malghe di Porzus. Voi immagino lo sapete. Un nome corretto? No, c'è un nome. Non la sapete, la do io? Malga di Sir. A parte che dovrebbe dare la risposta al sindaco, al capitano. Malga di Sir. Baita Topli Work. Questa è la risposta. Basta cattivissimo. Quindi questa era molto difficile, proposta da Faedis. Quante chiese ci sono nel comune di Faedis? 14. Io non ho il numero 14. Sono preparatissimo su questo. Io però non ho il numero 14, no. Ragazzi. Sono di più. Nel comune di Faedis. Tutto con comune. Tutte le frazioni. Tutte quelle che sono pubblicate in internet sono 14, non lo so. Io come numero qui è 19. Ah, 19. 19. Ed è la risposta data dalla Prolocco di Faedis. Quindi devo dar per buona la risposta della Prolocco. Adesso vediamo se a Faedis hanno studiato tutto sul Turiacco. Quante chiese di diversa intitolazione sono esistite a Turiacco? Di diversa intitolazione sono esistite a Turiacco? 5. Sono 3. Cattivi voi. Col microfono, Gabriella. Però. Cattivi voi, cattivi la voi. La seconda domanda, perché loro non studiano sul loro avversario, ma non solo voi, anche l'altro Prolocco. Il Palazzo Priuli, Priuli? Priuli. È una villa appartenuta dopo i Priuli a chi? Avete 5 punti in palio. I cosi di Venezia. Buttatevi perché non abbiamo troppo tempo, Savoia no. No. Deve rispondere il capitano. Capitano, prima di Natale, Non la sappiamo. Non ti lancio, non ti butti. Proverbio, no. Tal si fa e tal si fa. Ecco. Bravo, Ferruccio. I Conti Folco, Conti Folco, insomma, qua sono state cattive entrambe le Prolocco, nel senso che davvero avete fatto delle domande davvero toste. Andiamo a vedere invece le nostre domande, l'argomento, il primo argomento. Sport, vediamo se siete sportivi o no. Parliamo di Udinese. Chi l'allenò nella stagione 83-84? Micconi, Ferrari, Guidolin, Sonetti? Turiacco dice B. Bravi, Enzo Ferrari. Oh, vedi che l'assessore con delega allo sport ti ha dato una mano, sì, dietro. Insomma. Prossimo argomento. Cultura generale. Allora, fate molta attenzione a questo film che è girato a Trieste. Noi vogliamo sapere il titolo. Chi serve? Bene. Qual era? Non ho visto. Giusto, bravi, bravi. Siete stati velocissimi. Il ragazzo invisibile, bravi. No. State recuperando, bravi, prossimo argomento. Basta che non si parli friulano. No. Musica è una cantante di Mufalcone, se non sbaglio. Il titolo di questo brano. Eppure sentire. Sì? Però risponde Faedis giusto, no. Se piovesse il tuo nome, brava. Bravi, perché lei è l'esperta di musica. Si
63 punti Fedis, 47 Turiaco. Prossimo argomento. Cultura generale. Quanti sono i deputati del Parlamento italiano? Mi ha risposto troppi, 630, giusto, bravo. Va bene, Fedis, scusate, Turiaco, 57. Prossimo argomento. Le banche barea, da una mano. Prossimo argomento. Sorpresa! Allora, fate attenzione alla foto. Facciamo riferimento ad un campione sportivo e vogliamo sapere il nome del campione che vedete nella foto, della campionessa in questo caso. Sarà Giada Rossi, Patrizia Spadaccini, Giulia Oblak, Francesca Porcellato. Non è Giulia. È A, B o D? A, B o D? No. È Giada Rossi di Zoppola, tra l'altro, che sarà la prologo che verrà la prossima puntata, quindi nessuno sapeva la risposta esatta. Ragazzi, la situazione è che Fedis adesso è a 59 punti, Turiaco 51. Andiamo in pubblicità, quindi riposatevi, rilassatevi, poi ritorneremo in diretta e scopriremo il vincitore della puntata, tra poco. Eccoci qua, ultima parte decisiva, Fedis 59 punti, Turiaco 51, davvero decisiva per conoscere il vincitore di questa terza puntata, perché poi chi vincerà questa puntata affronterà la vincente della prossima tra Zoppola e Gemona, che saranno i concorrenti di venerdì prossimo. Andiamo a conoscere il prossimo argomento, siete pronti a Turiaco, anche a Fedis, quindi prossimo argomento. Territorio, guardate bene il video. Dovete dirmi dove ci troviamo. Gemona, Udine, San Vito, Reana. San Vito. Fede dice Udine ed è giusto, Udine, bravi. Non la conoscevo. Non ho neanche capito cos'è. Vantaggio Fedis, ma ci sono altre domande, vediamo. Brava. Il prossimo argomento. Musica, ecco, ascoltate bene il brano e dovete dirmi il titolo. Bravi, inevitabile, Fedis che sanno sulla musica. Sono bravi, sono dei musici. È la musicologa la ragazza. Prossimo argomento. Territorio, guardate bene il video, dovete riconoscere il luogo nel video. No, Fedis, sono stati velocissimi, Trieste, bravi. Prossimo argomento, mancano ancora due domande. Sorpresa, 20 punti in palio, 30 secondi per ragionarci. Vogliamo sapere quanti sono gli ingredienti del vero pesto alla genovese. 5, 4, 7, 8. 4, dai. Stanno tutti facendo i conti, Turiaco dice 4, no. Sindaco non sa fare il pesto, Lasciamo. Sindaco non sa fare il pesto. Lo mangia e basta. A Fedis hanno ancora la possibilità di rispondere. Ancora 5 secondi. Ma non rispondono, sono 7. Detto io, Raffaella? Oh, neanche vicino. Questo genovese, prodotto agroalimentare.
alimentare tradizionale ligure. Sono 7. Basilico DOP, in quantità non inferiore al 25%. Olio extravergine di oliva. Poi ci sono i formaggi, quindi c'è il parmigiano reggiano o il grana padano grattugiato DOP, il pecorino DOP, aglio, sale e pinoli. 7. Il sale mancava. E a tutte le signore qua sale dietro. Io tradito. No, non ti hanno mai preparato il pesto, sindaco? L'avete mangiato, va bene. Ci siamo prossimo... accontentati di meno ingredienti. Ah, ecco. Prossimo argomento. Musica. Ragazzi, vabbè, provateci. Il brano... Ascoltiamolo e dovete dirmi il titolo. Non voglio solo te un respiro. Bravi a Paedi, se la musica fa... La differenza per questa sera. Allora, io inviterei qui vicino a me Alessandro ed Enrico. Attenzione, che cade tutto a Faedis. Cosa è caduto? Venite qui vicino, sindaco, venga qui vicino a me. Dobbiamo vedere chi ha vinto. Adesso dipende da che punto di vista. Noi abbiamo già fatto il nostro, dai. Voi avete fatto il vostro. Dobbiamo vedere il punteggio finale. I calcoli dicono che questa puntata è stata vinta da Turiaco, 47 punti, 96 Fedi. Siete voi i vincitori di questa puntata. Bravi. Insomma, come prima volta non è andata male, sindaco. Allora, miglioriamo. Ma tanto complimenti, perché siete venuti numerosissimi, anche dietro le quinte avevano il tifo, quindi complimenti, facciamo un applauso a Turiaco per questa prima volta al quiz. Poi si è portata a mezza giunta qui, sindaco, poteva fare anche qui riunione stasera. Da quelli l'errore, no? No, a parte tutto, davvero complimenti, siete simpatici, state al gioco, avete fatto gruppo e quindi è stata una bella esperienza anche per noi conoscervi. E anche per noi, penso. E conoscere anche il territorio di Turiaco e le vostre iniziative, perché avete una Proloco davvero attiva, sindaco. Sì, sì, sicuramente. Fate molto e fate anche tante iniziative. Beh, e la Proloco dà una mano anche. Sì, sì, Paolo ha colto gli aspetti centrali, la piazza intesa come partecipazione delle persone, e il Parco dell'Isonzo come luogo da valorizzare per tutto il comune, insomma tutto il mandamento. Bene, Enrico Bullian, sindaco di Turiaco, grazie per essere stato con noi e soprattutto grazie a tutta la Proloco, davvero. Grazie a voi. Fatevi ripescare nella pagina Facebook, fatevi ripescare. Fedis ritorna e sfiderà la vincente tra Gemona e Zoppola, quindi la prossima puntata guardatela bene per conoscere il vostro avversario, a febbraio tornerete. Va bene. Va bene. Grazie alla Proloco di Fedis, grazie a Raffaella Lenarducci, direttore esecutivo di Pala Gourmet, Mariella Trimbole, direttore del mensile Top, appuntamento domani con The Best Sandwich d'Italia in un panino, e grazie a Ferruccio Tassin, il nostro filologico, componente della Società Filologica Friulana. Grazie mille, davvero. Grazie a Gian Domenico Ricci, qui con me, la regia di Perangelo Buttazzoni, con la piccola Jessica e il mitico Gianni. Grazie a voi per l'attenzione, alla prossima, ciao. Sì, sì.